Grande partecipazione stamana al Paladin Martin di Montesilvano all'iniziativa della Polizia di Stato per sensibilizzare ed educare i più giovani sui rischi del web. Oltre 600 ragazzi provenienti da varie scuole hanno preso parte con grande interesse ad incontri e dimostrazioni della Polizia di Stato sul delicato tema delle insidie nascoste nel mondo del web e in particolare dei social. Un'iniziativa a carattere nazionale replicata con successo anche qui in Abruzzo grazie a un track super accessoriato all'interno del quale si alternano le classi per assistere a delle lezioni dove vengono forniti suggerimenti utili per evitare certe trappole. Sì, facciamo lezioni, il track è brandizzato e noi, diciamo, gli operatori della Polizia delle Comunicazioni fanno lezione, tra virgolette, ai ragazzi, espongono quelli che sono i maggiori rischi in cui si può incorrere navigando nel web. Spesso i ragazzi incorrono in questi rischi pur essendo consapevoli che esistono, perché li ritengono non dei comportamenti pericolosi ma degli scherzi, e quindi è importante far capire che degli atteggiamenti che loro pongono in essere, che possono sembrare a loro semplicemente degli scherzi, invece possono costituire delle vere e proprie fattispecie di reato. La prevenzione e la sensibilizzazione sono molto più importanti che la repressione, sicuramente. E nell'occasione, a fare da cornice al track di Una vita da social, una serie di stand, anche questi informativi, sulle varie attività della Polizia. Particolare successo per gli agenti dell'unità cinofila, ma soprattutto per i poliziotti a quattro zampe.